Digistyle, continuiamo a conoscere un po' alcuni personaggi legati al mondo della moda, ma anche molto visti e cliccati sul web. Con noi c'è Maria Pia De Meo, detta Pantera Selvaggia. Le sue foto impazzano, su Facebook tantissimi ragazzi cliccano e fanno appunto capire che, sei una ragazza molto, molto desiderata e molto ammirata. Allora, però le tue foto sono anche un po' estreme, cara Maria Pia, un po' così, osè. Un po' trasgressiva. Come mai hai deciso di buttarti in foto anche abbastanza piccanti, così piene di allusioni? Perché in realtà non sono così e quindi mi piace trasmettere in foto ciò che non sono. Ecco, tra l'altro tu hai fatto anche studi artistici del liceo d'arte, quindi tu dici anche un po'. Ho fatto il Bellisario a Pescara. Fotografia, cosa hai fatto? Grafica pubblicitaria. Grafica pubblicitaria. Allora, quando tu posi senza peli, che cosa provi? Come ti senti quando sei lì davanti all'obiettivo? L'adrenalina dentro. E quindi ecco perché mi piace farmi fotografare. Car wash, discoteche, tutti i tipi di club, vari shooting fotografici, ma soprattutto abbiamo visto, adesso c'è la nuova tua idea del burlesque con Giulio Gennari, ma poi abbiamo visto soprattutto foto artistiche, anche di nudo artistico. Sì. Come mai? È la tua ultima scelta quella di fare foto? No, secondo me fare un nudo artistico non è volgare, cioè per me è anche arte questo. Sì, infatti c'è una polemica. Cioè, fotografare un corpo di una donna nudo, se è con la luce giusta, non è volgare. Ecco, se appunto... Se è fatto bene. Ecco, la polemica è se un fotografo o una modella sappiano interpretare la luce, sappiano interpretare dei contenuti artistici e non soltanto di esibire il corpo. Ma invece, cosa pensi di questa invasione di modelle straniere? Sono tantissime le ragazze di altre nazioni che vengono a lavorare in Italia. C'è il caso di Showgirl Rodriguez, ma sono tante ragazze straniere anche nel mondo della moda. Cosa ne pensi? Ah, penso che comunque battono le italiane, c'è da dire la verità. C'è un mercato internazionale. Sia in bellezza che ci superano pure a livello di capacità, perché magari noi italiani siamo più pigre a voler imparare le cose, la lingua, le varie lingue, le varie attività sportive. Invece magari loro tipo Belen sa fare tutto, sa ballare, sa cantare. È più showgirl, diciamo, che quindi comunque è grave perché ci battono. Ecco, invece chi ammiri tu nel mondo della moda? Ecco, abbiamo visto a Sanremo Bianca Balti, una bellezza internazionale, Barre Faeli, una ragazza italiana anche lei molto, molto particolare. Tu hai delle top model alle quali ti ispiri, che ti hanno comunque dato delle idee, degli input? A me piace molto Manuela Arcuri, cioè comunque ragazze formose. Meghan Gale di una volta. Che adesso campagne. Non si vede più. Sì, vabbè. Mi piacciono questi personaggi. Comunque non mi piacciono ragazze molto magre, senza forme, cioè questi non mi piacciono, mi piacciono le grazie, come si usava una volta ai tempi dell'Ottocento. Ma anche negli anni 50-60 la donna più formosa. Sì. Invece cosa pensi delle ragazzine che invece cadono nel turbine dell'anoressia, della bulimia, dei disturbi alimentari pur di essere belle? Penso che sbagliano assolutamente, perché io pure ho tutti i difetti del mondo e non è che mi faccio problemi a fare comunque le foto, la modella, eccetera. Quello che conta è il carisma alla fine, non è soltanto stare appreso, cioè non è questione di centimetri, è questione di fascino, di carisma. Anche di espressività nelle foto. Anche nelle foto. Io ringrazio Maria Pia De Meo, possiamo dire in arte Pantera Selvaggia. Quando in giro è pericolosa, è vero, Pantera Selvaggia, bisogna stare attenti. Posso graffiare. Grazie allora Maria Pia De Meo. Grazie.